Cari amici, questa sera, a causa dell'emergenza sanitaria, non riusciamo ad incontrarci come normalmente facciamo nei mercoledì di Quaresima. Sono giorni nei quali normalmente facciamo un momento di preghiera e di catechesi e poi facciamo un gesto che ci accompagna per comprendere più in profondità quello che è il senso della Quaresima. Vogliamo comunque provare a farlo insieme, stando ognuno a casa propria. Noi siamo qui in chiesa e pregheremo con voi che siete a casa. Quello che vi chiediamo è magari proprio di fare spazio nelle vostre case, nelle vostre famiglie, spazio e silenzio a Dio. La preghiera di questa sera è una preghiera che non solo si rivolge a ciascuno di noi nel tentativo di comprendere quella che è la portata, l'importanza della Quaresima stessa. Ma questa sera vogliamo pregare anche per tutte le persone che sono in difficoltà, per i malati, per i morti a causa del coronavirus, per le persone che soffrono, per le famiglie. Vorrei che un pensiero particolare andasse a tutte quelle zone cosiddette rosse, nelle quali c'è una vera e propria emergenza sanitaria. E anche nel nostro territorio, anche nella nostra Repubblica, c'è stata una persona defunta e ci sono persone non solo in quarantena, ma anche altre che sono risultate positive. Vogliamo pregare per loro e speriamo che la preghiera che stiamo facendo questa sera insieme possa essere anche per queste persone che magari ci stanno seguendo da casa un motivo di conforto. Il foglio, diciamo la traccia della nostra preghiera, la potete trovare nella stessa pagina Facebook dalla quale stiamo trasmettendo questa sera. E allora ci introduciamo nella preghiera tutti insieme, invocando il nome di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciascuno di noi è stato battezzato. Con il battesimo Gesù è venuto ad abitare dentro di noi, dentro le nostre passioni. Se a volte ci capita di sbagliare o ci accorgiamo che non facciamo il bene che vogliamo, ma il male che non vogliamo, è solo perché non stiamo ascoltando la voce di Dio, ma la voce del nostro egoistico interesse. Ma ecco che Dio ci viene incontro e ci dona i comandamenti. Ma attenzione, non sono leggi da rispettare. I comandamenti che Dio ha pronunciato non sono precetti da mettere in pratica. La parola dovere è la parola meno cristiana che esista. Ricordiamoci che la parola di Dio è creatrice. I comandamenti sono Dio che dice a ciascuno, nonostante il tuo limite, il tuo peccato, la tua fragilità, tu sei reso capace di onorare Dio e i genitori, sei reso capace dalla parola di Dio di non rubare, non uccidere, non tradire. La vita di Gesù non è pertanto qualcosa che io mi devo sforzare di vivere, ma una vita possibile anche per me, se lo desidero, se la chiedo nella preghiera. E allora anche noi vogliamo iniziare pregando, pregando per questo. A cori alterni recitiamo il Salmo 63. Potremmo dire così: gli uomini seguiranno la mia voce, e quindi faremo la prima parte del Salmo, mentre le donne potrebbero seguire la voce di Piotr. O Dio, tu sei il mio Dio. All'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'autoconvito
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica. L'inserimento in Cristo e nella Chiesa, attuato dallo Spirito Santo, implica un profondo rinnovamento interiore, che è liberazione dal peccato originale e da tutti i peccati personali eventualmente commessi e soprattutto dono della grazia santificante, in virtù della quale partecipano addirittura alla vita divina della Trinità fin da adesso. Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Diventiamo eredi dei beni eterni, dal momento che, se siamo figli, siamo anche eredi. Il battesimo non è un semplice suggello alla conversione, quasi un segno esteriore che la dimostri e l'attesti, ma comporta una nuova nascita e nuovi legami con le persone divine. Fa sì che il battezzato sia una nuova creatura e abbia nuove possibilità. Non per niente nella Chiesa delle origini i cristiani si considerano santi, cioè appartenenti a Dio, e sono consapevoli di dover vivere come si addice ai santi e di doversi rivestire come amati di Dio, santi e diletti di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Il numero 673 del Catechismo che abbiamo letto questa sera ci parla del battesimo, come anche negli altri incontri abbiamo fatto come parrocchia durante quest'anno e come continueremo a fare, ce lo ha chiesto il nostro Vescovo Andrea, di fare un percorso che cerchi di riscoprire il battesimo. Che cos'è il battesimo? A volte noi siamo un po' tentati di pensare al battesimo come viene descritto qui, in una frase che ovviamente non vuole essere una frase che suggella questo sentimento, semplice suggello appunto alla conversione, quasi un segno esteriore. Il battesimo significa diventare figli e dunque eredi. Diventiamo figli nel Figlio. Questo significa che non siamo orfani. Il Padre non ci abbandona, il Padre non ci lascia. Tutte le volte che ci sentiamo orfani sono quelle volte nelle quali comincia in noi la mormorazione, comincia in noi l'omicidio, comincia in noi il desiderio di prevaricare sull'altro. Quando ci sentiamo invece figli, ci sentiamo cioè amati dal Padre, non abbiamo bisogno di ottenere altri riconoscimenti. E allora ecco che nascono quei sentimenti che vengono descritti nella lettera ai Colossesi e che chiudono questo numero 673. Sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Non sono cose rispetto alle quali noi dobbiamo fare uno sforzo, perché la vita cristiana non è uno sforzo. La vita cristiana, dice San Paolo, è un'urgenza. È l'urgenza dell'amore di Dio che si riversa nel nostro cuore e ci spinge ad essere come Lui. Essere figli, dunque, significa desiderare vivere come il Padre. Abbiamo un esempio, poi, che è eclatante ed è facile anche da seguire. È l'esempio di Gesù. Noi nel nostro cuore abbiamo la possibilità di parlare con Dio. Abbiamo la possibilità di ascoltare la sua voce, perché il cuore è il luogo in cui Dio ci parla, è il luogo in cui Dio misteriosamente viene a incontrarci, viene anche a sedurci, viene ad amarci.
E come facciamo noi ad ascoltare il cuore? Perché tante volte noi viviamo l'esperienza del peccato. Desideriamo fare il bene e poi invece distruggiamo tutto. Distruggiamo le amicizie, distruggiamo le cose belle che abbiamo. Perché questo accade? Perché non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio che comunque e continuamente ci parla. Allora come fare in modo di poter cominciare di nuovo ad ascoltare la sua voce? Ecco una domanda che potremmo farci costantemente quando siamo di fronte ad una scelta che non per forza si presenta come bene o male. Quando siamo di fronte alle scelte chiediamoci sempre: ma Gesù, se fosse al mio posto, che cosa farebbe? Vedete, Gesù non è che sarebbe al nostro posto, perché Gesù è con noi. E se noi ci poniamo questa domanda per davvero, se noi stiamo di fronte a questa domanda, cercando di comprendere che cosa farebbe Gesù, la risposta viene, perché Gesù ci parla. È che noi tante volte non poniamo questa domanda. E allora lasciamo che siano altre le domande a risuonare nella nostra testa e nel nostro cuore. Domande, come dicevamo prima, domande che in qualche modo esaltano il nostro egoismo. Ricordiamocelo. Cerchiamo dunque non solo di pensare a che cosa farebbe Gesù nelle varie circostanze che la quotidianità offre alla nostra esistenza, ma cerchiamo anche di ricordarci che noi siamo figli, che Dio continua ad amarci sempre. Non dobbiamo meritare l'amore di Dio, perché se Dio ci è padre, Lui ci ama anche se noi dovessimo fare i peccati più gravi che esistono nella categoria della morale cristiana o di qualsiasi altra morale. Dio ci ama. Non dobbiamo meritare il suo amore, dobbiamo semplicemente lasciare che il suo amore investa la nostra vita e la nostra vita cambi per amore. E allora ecco, i comandamenti che Dio ci dà che cosa sono? Se non la possibilità per noi di poter vivere davvero in modo diverso. La parola creatrice di Dio dice che sebbene noi siamo dei traditori, sebbene noi non siamo capaci a voler bene gli altri come dovremmo, sebbene noi continuiamo a essere falsi, a essere peccatori, a non amare il prossimo, a non amare Dio, la parola creatrice di Dio dice sì, tu lo puoi. E allora ecco, l'immagine di Dio che ci è padre è l'immagine che ciascuno di noi probabilmente ha fra i ricordi della propria fanciullezza. L'immagine di nostro padre che, magari non perché ce lo ricordiamo, ma perché ce lo hanno raccontato, di un padre che, mentre noi cerchiamo di alzarci sulle nostre gambe, per la prima volta, dopo che per settimane abbiamo gattonato, ecco, ci vede. Vede il nostro tentativo di alzarci per poterlo prendere fra le mani, per poter prendere le sue mani, le mani di questo padre. E questo padre è contento perché noi stiamo tentando di rialzarci e poi magari facciamo un passo e subito ricadiamo per terra. Ecco, Dio non è un padre come nessun padre l'ha mai fatto, che si mette a ridere o a scherzare perché il proprio figlio è caduto. Ma lo guarda con ancora più amore, sapendo che ha tentato, ha fallito e la prossima volta ritenterà. Ma sono i nostri tentativi, ironici da un certo punto di vista, ma sono i nostri tentativi che ci permettono pian piano di poter crescere e addirittura di poter camminare, di fare quello che un bambino che gattona potrebbe pensare essere insperato. Dio ci è padre. Ci guarda non per i nostri fallimenti, ma ci guarda e ci ama per i nostri tentativi di bene che cerchiamo di porre costantemente nella nostra vita.
Sarebbe bello che in questa Quaresima crescesse in noi questa coscienza, la coscienza appunto che Dio ci è Padre e ci ama non perché noi abbiamo dei meriti da vantare, ma ci ama così come siamo. Con Dio noi non abbiamo da giocare una partita a scacchi, fatta di schemi, fatta di un avversario, fatta di previsioni delle mosse che dobbiamo fare. Con Dio dobbiamo giocare la partita dell'amore, un amore nel quale noi siamo già vincitori, non perché siamo bravi, ma perché Lui deve diventare e può diventare il nostro tutto. Ora vogliamo fare il rinnovamento delle promesse battesimali in un clima di preghiera. Purtroppo avevamo preparato degli scapolari che vedete qui alle mie spalle a tematica battesimale. Sono stati fatti dai catechisti e dalle persone della nostra parrocchia, quindi sono fatti a mano. Non potremo darli questa sera come avremmo voluto, ma potete comunque passare nei prossimi giorni a prenderli, li lasceremo qui in chiesa davanti all'altare. La chiesa sarà aperta per la preghiera nei prossimi giorni. Questi scapolari sono abbelliti con dei disegni battesimali. Vi chiediamo non solo di prenderne uno per ricordo, ma vi chiediamo di indossarli ciascuno ogni giorno, al mattino e poi di toglierli la sera. Li possiamo mettere sotto i vestiti, così come si fa con scapolare normalmente, ma quando lo mettiamo al mattino e quando lo togliamo alla sera, ricordiamoci di dire con devozione, con amore, un Ave Maria, chiedendo a lei di imparare a vivere la parola di Dio nel nostro quotidiano. Cari amici, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo. Siamo stati sepolti con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, all'inizio del cammino penitenziale di Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Chiesa. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Amen. E allora vorrei, alla fine di questa preghiera, prima di impartire a ciascuno la benedizione di Dio, vorrei di nuovo salutare tutti i parrocchiani. Molte persone in questi giorni non stanno uscendo, soprattutto le persone anziane, ed è un bene perché, a quanto abbiamo capito, soprattutto per le persone che sono in difficoltà, che hanno già delle difficoltà magari per l'età o per la malattia, pensiamo anche alle persone che stanno facendo magari la chemioterapia, che sono in situazioni di vera difficoltà, ecco, è meglio che rimangano a casa.
Abbiamo tanti strumenti per farci vicino a Lui. Uno di questi, per esempio, è il telefono. Oggi io personalmente ho telefonato ad alcune persone della parrocchia che sapevo potevano essere in questa situazione e tutte sono state molto contente. Aiutiamo queste persone che non possono uscire di casa in questo momento di emergenza sanitaria con non solo la nostra preghiera dunque, ma proprio anche con la nostra vicinanza. È un piccolo gesto, però è un piccolo gesto che ci fa capire davvero che siamo figli di Dio e siccome siamo tutti figli di Dio, siamo anche fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E su tutta la parrocchia di Borgo Maggiore, su tutta la Repubblica di San Marino, sulla Repubblica Italiana e su tutti voi che state seguendo questa preghiera dalle vostre case, discenda la benedizione di Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ricordatevi nei prossimi giorni di venire a prendere uno scapolare. E buonanotte a tutti.